Maria, due pellegrini, un uomo e una donna. Domandò l'uomo passando: dite, buona gente, dovremo camminare ancora molto per arrivare a Betlemme? Ma Atto rispose: no, la vedrete di là dalla curva. Ma i forestieri passarono e loro che avevano udito si domandarono: chi saranno mai? D'onde vengono? Dove vanno? Egli era Giuseppe, umile falegname di Nazareth, e sua moglie Maria. L'editto di Augusto, imperatore di Roma, li aveva chiamati a Betlemme ed esso erano venuti. Di là dalla curva, sopra una rupa apparve il villaggio. Maria era stanco, tanto stanco, lo sposo la soggereva, l'incoraggiava dicendo: animo, animo, siamo finalmente arrivati alla città degli avi e tu potrai riposare. Ma varcato le mura, trovarono le vie che rigurgitavano di gente, come loro venuto di lontano e bisognoso di alloggio. Invano Giuseppe chiese agli osti un ricovero per la notte, un letto, un misero giaciglio, almeno per lei, solo per lei, che non poteva più reggersi in piedi. Non v'è posto, gli rispondeva uno, sbattendo l'uscio in faccia, ho le soffitte piene, gli rispondeva un altro, ed un terzo diceva, provato in altrove, poiché alloggio soltanto i signori. Maria e Giuseppe si avviarono, in giro brillavano le stelle e sui pecorli ardevano i fuochi dei pastori, vegliando sul greggio raccolto a sonare. Una gran pace regnava nel cielo e sulla terra, allorché presso la grotta aperta, nella roccia i pellegrini sostarono. Una stella scese illuminare e alla sua luce Giuseppe scorse un buio a un asinello, accosciato sullo strano. Ecco l'albergo, disse, ume l'albergo che ci doni il Signore. Sospinse la donna, affranda, Maria s'addacciò su poca paglia e Giuseppe la contemplava. Apparve di lui un coro di angeli assonanti. Era mezzanotte, Jacopo dormiva accovacciato presso il suo cane e Maat attizzava il fuoco e cantava. E cantando fissava in cielo tutti quei punti luminosi che gli parlavano di Dio. Ad un tratto vide quel cielo e dallo spazio scaturire una luce splendidissima, da cui un angelo diceva: gioite, o uomini, è nato il figlio di Dio, andate, adoratelo, lo troverete in una grotta presso la città di Davide, giacendo in una mangiatoia. Il pastore sbigottito si gettò a terra nascondendosi il viso tra l'erba, ma poi che l'angelo ebbe parlato, balzò in piedi, destò in compagna e gli disse: sai, l'angelo ha parlato, andiamo ad adorare il Salvatore del mondo. Jacopo era incredulo, ma poi che vide gli stesso, in cielo popolarso di angeli che cantavano in coro: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Si partì con Matto e si diresse alla grotta, dove sapeva di trovare in tanto attese Salvatore del mondo. Quante gente per via, tutti avevano visto ed udito, tutte ora volevano rendere il suo omaggio al divino Messia. E andarono, e quando furono alla grotta, videro tra Giuseppe e Maria, su poche ruvida paglia, il corpicino delicato d'un bimbo, che un buio un asinello lo riscaldavano col fiato. Cadero in ginocchi, deposero ai suoi piedi i loro doni e l'adorarono con molto. Fecero quinto ritorno alle loro capanne lontane, lodando il Signore per quanto avevano udito e veduto.